Ok, ecco arrivato il turno del Lidl. Allora, per prima cosa vi faccio vedere questa vellutata di verdure. È già Non stata l'avevo, aperta. sì, perché l'abbiamo messa su per cena, non l'avevo mai presa, quindi poi vi faremo sapere se ci è piaciuta oppure no. Poi erano in sconto queste lunette ai Würstel, Krauti e Senape, e quindi le abbiamo prese e un po'. E c'erano anche questi cuoricini, se trovo magari. Ci sono Pomodoro e pomodori ricotta. mozzarella. E Mozzarella. quindi, sì, è una mozzarella questa. Anche questi qua al ribasso e li Non abbiamo sapeva presi. se sembrava Ora, ricotta. questi qua scadono il 29 di marzo, quindi voglio dire, c'è un sacco di tempo. Noi però le mettiamo in freezer, invece quelli bianchi li mangiamo questa sera, quindi poi vi faremo sapere se ci sono piaciuti oppure no. Poi ho preso questo pan bauletto integrale per me, per colazione. Poi l'insalata iceberg che ci piace a tutti quanti. I formaggini per i bambini, questi qui. E per tutti, perché Pia è i suoi, e per tutti, anche per Pia, ho preso questi qui al grana padano DOP. Poi ho preso due confezioni di olive nere denocciolate che sono in offerta. Questa mozzarella fatta così grattugiata che per la pizza è veramente fantastica. L'ho visto sul video di Robertina che a lei l'avevano consigliata ed è un ottimissimo consiglio. Poi sempre ribassato ho preso questo risotto con i funghi che scade il 28 di agosto e prima di allora sicuramente l'avremo fatto andare. Qui il telefono fa di nuovo le bizze, ecco. Ne abbiamo presi mi sembra 6 pacchetti e poi ho preso questo petto di pollo disossato da farmi i Sammy. bocconcini per farlo nell'air fryer. Poi ho trovato questo biancostato di bovino adulto di scottona, ribassato del 30%. Noi lo mettiamo in freezer e poi ci farò sicuramente il brodo di carne per farci la minestrina. Poi abbiamo preso queste sottilette al cheddar che presto scoprirete a cosa ci servono. Sì, però, perché sennò roviniamo tutto. Poi ho preso il macinato di tacchino per fare le polpette per me e i bocconcini di fesa di tacchino sempre per me, in freezer. Questi sono altri 5, questi sono altri 5, 6, Anche 7. questo. E questo è altro. Poi ho preso il pane di segale, sempre per me per la colazione, ma anche per i bambini, nel senso comunque per la colazione. Da fare tostato, il pane di segale non l'ho ancora provato, sono proprio A me non curiosa. piace il E pane. poi per i bambini ho preso i cordon bleu che erano XXL di tacchino e pollo e basta. Poi le bracciole di suino per loro, non so se Maurizio riuscirà a mangiarle. Le fettine sottilissime di petto di pollo per me, ma poi in realtà un po' per tutti chi le mangia, chi c'è, vediamo. Il lattughino, ne ho prese due confezioni, poi vi faccio vedere qui. Ho preso il filetto di petto di pollo a fette, poi l'hummus piccante che ci piace tantissimo, il pan bauletto bianco, questo qui della Mulino Bianco è in offerta e l'ho preso per i bambini per il mattino per colazione. Poi per Maurizio da assaggiare ho preso la marmellata di limoni di Siracusa. È anche italiana. È Siracusa, è in Sicilia. E la marmellata di arancia di Ribera. Non so se riuscite a vederlo bene perché il telefono ogni tanto fa quello che gli pare a lui. Ok. Ok. Poi ho voluto provare questa crema di olive e mandorle per Pia perché devo prendere i fruttini, ma
quelli che volevo io non li ho trovati al Lidl, quindi li prenderò per l'Eurospin. Ho preso la purea di mela e banana biologica e questi qui alla pera. Allora, ultima borsa, ce n'erano 5 e abbiamo preso 2 confezioni di uova, che se avete visto il mio What a Teen Day, io ogni mattina mangio 2 uova, quindi vanno veloci come il pane. E purtroppo qui si è un po' spiaccicata, comunque ho preso una tortina di queste qui con la crema alla nocciola. Poi ho preso una confezione di sandwich toast normale e una integrale sempre per me. Poi l'hummus normale, classico. Il pan bauletto, anche questo qua bianco, normale della marca del Lidl. Altre 2 tortine, una gliel'ho presa così alla fragola. E una che si è spiaccicata pure peggio dell'altra, no? Al cioccolato. La crema qui è bianca, perché è la tortina al cioccolato, e invece qui penso sia la fragola. Poi ho preso il barattolone gigantesco di olive verdi e poi ho voluto provare questo condimento aglio, olio e peperoncino per Maurizio per gli spaghetti. Chi è che mi clicca qui che non mette a fuoco? Grazie. Devi dire grazie Elsa. Grazie Elsa. E adesso vi faccio vedere per ultimo che cosa ho preso alle bambine per carnevale. E aspetta, ah no, mi serve ancora quello? No, quell'altro? Questo. E poi quell'altra invece l'abbiamo lasciata, dov'è? La carta igienica. Poi abbiamo preso lo Scottex, ho preso questo qui bianco, normale. E poi ho preso la confezione, si sta rompendo, aspettate, XXL di carta igienica, che qui serve sempre tantissimo. E adesso arriva il meglio. Iniziamo da Pia. Il vestito di carnevale di Pia sarà questo qui da orsetto. Gliel'abbiamo provato, è veramente bellissima e non vedo l'ora di farvela vedere. Poi invece per Sabrina il vestito di Elsa, che sto veramente bene, le va perfetto, proprio sembra fatto su misura per sapere. E invece Giada si vestirà da Supergirl. Dobbiamo trovare una maglia rossa da mettere qui sotto. Questo è quello che abbiamo preso al Lid. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare la campanellina. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 1, 2, 3.